Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Buongiorno, ben ritrovata e buona domenica ad Erika Perucchietti con me, ciao. Ciao, ciao, buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, con Enrica oggi affrontiamo ancora una volta una tematica che sicuramente interesserà tutti coloro che sono fruitori della rete, perché è chiaro che quando si entra a contatto con un contenuto di qualsiasi comunicatore o giornalista, nella fattispecie per le testate giornalistiche, beh, a volte no, si ha l'impressione che questo contenuto sia perfettamente attendibile e quindi corrisponda, diciamo, al tipologia che una persona sta cercando, no? Come tipo di informazioni e di notizie. Però, come noi sappiamo bene e come siamo soliti anche affermare qui, proprio in questo nostro spazio, i padroni delle idee, no? I padroni dell'informazione, quello che è il mainstream classico, non la vede la stessa linea di confine che vediamo noi che facciamo un'informazione libera e indipendente. Quindi è un po' come porsi su due piani. Dopo il DSA, in maniera particolare, adesso c'è una sorta di autocensura di tutti coloro che, per esempio, operano in rete, perché con l'aggravarsi, diciamo così, di chiusure di canali, eliminazione di video, la gente comincia, no, i creatori di contenuti cominciano ad avere timore che queste informazioni, che venivano date in maniera anche direi abbastanza tranquilla e leggera, leggera nel senso di poterla trasmettere a tutti, oggi invece questa cosa sembra invece avere, no, quella sorta di problematicità, di difficoltà in più. Quindi siamo tutti quanti oggetto di debunking, siamo sotto la mira di fact checkers che teoricamente dovrebbero essere indipendenti, ma poi di fatto non lo sono. E ecco qui che viene fuori un discorso molto interessante di NewsGuard, che opera a livello internazionale. Ci racconti qualcosa? Sì, noi dobbiamo immaginare, secondo me, il digitale e quindi anche tutta l'informazione sul web come una specie di Far West, dove ci sono degli autoproclamatisi sceriffi di questa ampia zona di Far West che hanno deciso di avere non soltanto l'autorità, ma anche appunto la competenza, il dovere di ristabilire l'ordine in città. NewsGuard è una di queste, ce ne sono ovviamente tante, negli anni abbiamo imparato a conoscerle sia nel nostro paese sia a livello internazionale. NewsGuard è una delle società, delle aziende nel campo del fact-checking più importante a livello internazionale, che opera anche come filtraggio per i browser, dando dei bollini, quindi delle patenti di affidabilità o inaffidabilità alle varie testate, sulla base di tutta una serie di criteri. Cosa è successo? È successo che, allora, innanzitutto negli ultimi anni, con te ne abbiamo anche parlato spesso, è stato sempre più chiaro che poi questi appunto sceriffi, questi novelli Torquemada, questi inquisitori digitali hanno lavorato e lavorano anche sotto la pressione di in particolare intelligence degli Stati Uniti. Pensiamo a quello che è trapelato con i Twitter files o i Facebook files, su pressione dello stesso governo, facendo a propria volta o lavorando comunque altre pressioni sulle big tech, in modo che poi gli algoritmi arrivino a censurare o comunque a limitare un certo tipo di contenuti, anche quando questi siano veri
e ce l'hanno confermato Zuckerberg, gli stessi Twitter Files. NewsGuard appunto è uno di questi, dei massimi sceriffi nel campo del fact checking digitale, e recentemente è stato però denunciato da Consortium News, che è una delle più grandi piattaforme di giornalismo investigativo negli Stati Uniti, che vanta tra l'altro giornalisti insomma di razza. Perché? Perché NewsGuard ha bollato come inaffidabile questo sito di giornalismo d'inchiesta sulla base di 6 articoli, tra l'altro erano riguardanti l'Euromaidan, quindi il colpo di Stato nel 2014, il conflitto russo-ucraino, la presenza di milizie neonaziste tra le fila ucraine. E facendo così, sulla base di questi 6 articoli giudicati da NewsGuard inaffidabili, comunque non veritieri, ha bollato ben più di 20.000 contenuti, 20.000 articoli di Consortium News. Quindi la società che finanzia Consortium News ha trascinato in tribunale da un lato NewsGuard, ma dall'altro molto interessante perché la denuncia ha anche colpito lo stesso governo federale per inadempienza del primo emendamento sulla libertà di espressione e di parola. Quindi la speranza è anche quella che con questo gesto comunque molto, molto forte, non soltanto simbolico, si possa riaprire un po', anzi aprire un po' il vaso di Pandora che in qualche modo era stato socchiuso da, come dicevo prima, alcune inchieste che però poi non hanno avuto l'eco che si sperava potessero avere. Quando parliamo di questi bollini, e quindi diciamo bollino verde e bollino rosso tendenzialmente, no? Quali sono i rischi per le testate giornalistiche? Allora, innanzitutto quelle di essere stigmatizzate come inaffidabili, come è successo a Consortium News e a tante altre, sulla base di criteri soggettivi, perché nel momento in cui, oppure di criteri che non rispettano la narrazione dominante, proprio come è successo a Consortium News, per cui 6 articoli che molti giudicherebbero assolutamente veri e veritieri sono stati giudicati falsi, e sulla base di criteri mainstream, perché si sa c'è una narrazione, come dicevi tu, dei padroni delle idee che deve essere rispettata, altrimenti vieni bollato come menzognero, no? Ci sono poi appunto anche dei criteri di soggettività in cui bisogna dividere tra la cronaca e l'espressione di un'idea, no? C'è la questione che non soltanto tu verrai stigmatizzato come un bacino di bufale, di fake news, un complottista e tutto il resto, ma le testate perderanno anche potere dal punto di vista, diciamo, economico per quanto riguarda per esempio la pubblicità. E lavorando anche sui browser, comunque c'è tutto un intreccio che fa in modo che nel momento in cui questi ti danno il bollino non di qualità, non DOC o DOCG, ti vadano poi anche a arrecare un danno poi sulla pubblicità o comunque sulle entrate che tu puoi avere, quindi sugli investimenti. Quindi è un modo alla fine per schiacciare attraverso questi bollini totalmente quelle testate indipendenti, alternative, che magari fino a oggi sono riuscite a campare o anche a vivere bene, ma che nel momento in cui appunto non rispecchiano la linea definita dei padroni delle idee, possono rischiare addirittura di scomparire. Assolutamente chiaro che poi c'è una forma anche un po' di intimidazione mafiosa quando ti arriva la loro mail che ti chiede di specificare, di spiegare perché hai pubblicato questo video, questo articolo, cosa volevi dire, se lo vuoi rettificare e tutto il resto. Se tu poi non sottostai a queste linee guida, poi puoi essere punito. Sì, beh, con il ban, no? Tendenzialmente quello che adesso potrebbe capitare ad un canale su YouTube, però questo in grande, e quindi immaginiamolo appunto sui siti. Prima ti parlavo dell'autocensura, perché questa è una forma, diciamo così, di soluzione
o di risolvere meglio il problema che si è presentato a partire dal 25 agosto, no? Quello del famoso DSA. Per cui tanti creatori di contenuti cercano, attraverso una autocensura più o meno velata, di portare comunque avanti le loro idee senza incorrere per l'appunto nella censura vera e propria. Ecco, però è un po' come se venisse a mancare la vera visione delle cose, un po' come se venissero a mancare i principi che hanno mosso invece all'origine la circolazione della libera informazione. Ma allora, io capisco da un lato che qualcuno non se la vada a cercare, perché se sai che l'algoritmo, che ne so, di Meta è strutturato in un modo, chiaro, per cui tu scrivi determinate parole, quello ti banna, allora cercherai di camminare sulle uova, di parlare in codice, in stile Radio Londra e tutto il resto. Sì. Dall'altro però è molto rischioso, perché un po' è come mettere un cerottino, anzi di quelli colorati con cipe ciocco per i bambini, su una ferita letale, no? Che sta sgorgando sangue, o qui sta sgorgando sangue, e non serve assolutamente a nulla, perché il sangue continua, l'emorragia continua, e non è che si arresta con un cerottino. E dall'altro, secondo me, è anche un po' il segno di una forma di pavidità, nel senso che se noi, invece di cercare delle soluzioni e di cercarle anche in maniera un pochino più corale insieme, da un lato secondo me hanno fatto benissimo infatti Consorzio News, magari creerà un precedente, magari non servirà nulla, però è stato un tentativo un po' diverso di passare anche attraverso le aule dei tribunali per cercare di incrinare o comunque di aprire un dibattito su questi personaggi, questi enti che si sono autoproclamati detentori della verità e che impongono questo monopolio della verità e delle idee a tutti, anche tra l'altro ai giornalisti, a testate giornalistiche. Quindi secondo me l'autocensura non soltanto è inefficace, ma è anche un grosso problema, perché denota il fatto che poi molte persone, pur di non perdere magari follower o diciamo entrate, finiscono per abbracciare appunto delle forme, sì, di pavidità, e non so quanto possano funzionare, perché l'abbiamo visto anche comunque durante il triennio pandemico in altre occasioni. Tante persone che avevano anche la possibilità magari di orientare il dibattito pubblico, che hanno preferito tacere per non avere problemi, e ho capito, ma questo poi, cioè, ci sono ovviamente gradi diversi, cioè chi lo fa a un livello un pochino più furbo, camminando sulle uova, utilizzando un linguaggio quasi in codice cifrato, ma comunque dando sempre lo stesso messaggio, chi lo fa perché non vuole problemi, e lì secondo me entriamo nel campo degli ignavi. Sì, tra l'altro sono queste forme di ricatto, come dicevi tu, di bassa lega, però che alla fine, insomma, se effettivamente vuoi continuare a portare avanti i tuoi contenuti, altro che elefante in cristalleria. Tu dicevi prima camminare sulle uova, effettivamente quello è. E questa cosa mi fa venire in mente, da ultimo, un Massimo Mazzucco che in prima battuta, per esempio parlando dell'11 settembre, proponeva questo filmato a un più giovane e diciamo forse anche un po' più aggressivo Enrico Mentana, che lo promuoveva a Matrix su Canale 5. Però poi da lì in poi le cose sono sempre di più peggiorate, chiaramente il Covid ha dato la spinta finale. Secondo te perché si ha così tanta paura della libera informazione, o comunque di esprimere un'altra idea, viva Dio, un'altra teoria, seppur complottista, ma se uno non ci vuole credere, che non ci creda? Da un lato ci sono comunque degli ordini di scuderia nelle redazioni, e non soltanto, per cui quando passa una parola d'ordine tutti si devono in qualche modo assoggettare, e il problema diventa anche quando per pavidità e per conformismo tanti colleghi, tanti giornalisti preferiscono accondiscendere questa parola d'ordine senza neanche metterla in discussione. Se ci fosse un pochino più di forza, di aggressività, di coraggio, di buon senso, ma anche insomma
di dignità, ti direi, dello stesso nostro lavoro. Secondo me non si sarebbe creato questo conformismo, appunto, che sta livellando, omologando totalmente le coscienze. Perché sta accadendo? Perché i padroni delle idee si sono resi conto che per imporre il monopolio della verità, questa era l'unica strada, a maggior ragione con il dilagare di internet. Con internet c'è stata la possibilità da parte di miliardi addirittura di persone di accedere a delle fonti alternative indipendenti che prima erano più difficili. E quindi adesso, perché ci sono tutte delle forme di censura e anche di filtraggio attraverso i motori di ricerca, ma per un lungo tempo c'era la possibilità, ancora più di adesso, di ottenere delle informazioni alternative diverse da quelle del mainstream, e quindi poter mettere in discussione tutto un certo tipo di narrazione. E questo evidentemente fa paura, perché può generare un contagio delle idee, può portare sempre più persone ad acquisire un certo tipo di consapevolezza e quindi a maturare una coscienza critica e delle idee che potrebbero spronarle ad andare in una direzione diversa rispetto a quella imposta o comunque voluta dal sistema. Mentre invece fare così, cioè creare una specie di ministero della verità orwelliano col suo ministero dell'amore e la sua psicopolizia, sono perfetti per garantire l'infallibilità del sistema. Cioè, leggendo, non è che voglio ripetermi, però se leggi la descrizione del Miniver e del Mini-Amor orwelliano, è esattamente quello che sta accadendo oggi, semplicemente in una modalità digitale più tecnologica, ma è esattamente quello: falsificare, alterare le fonti e avere per garantire il monopolio totale dell'informazione, e tra l'altro terrorizzare, come dicevi tu, spingendoli persino all'autocensura, i ricercatori e i giornalisti, perché per evitare di avere problemi, per non voler incorrere nella psicopolizia e quindi in questi novelli Torquemada, preferiscono magari dire di meno, non dire proprio, se non da carbonari nelle retrovie, perché è meglio così. Grazie di queste riflessioni domenicali, saluto e ringrazio tutti quanti voi ed Enrica Perucchietti. Grazie a voi, buona domenica. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.